qui a Marina Cala dei Medici per la prima edizione di Drink in Tuscany. Adesso siamo con Enrico Chioccioli Altadonna di Wine Stillery. Ci sarebbe da scrivere un libro sui tuoi prodotti, sui grandi riconoscimenti che hanno avuto soprattutto anche in quest'ultimo periodo. Raccontaci in breve, se possiamo farlo, un po' il concept che c'è là dietro alla tua azienda. Certamente. Allora, fondamentalmente tutto il concept aziendale risiede nel nome stesso, Wine Stillery, ovvero è una fusione di due realtà produttive che in genere vengono separate, una winery, quindi un'azienda di vino, e una distillery, quindi una distilleria, fuse insieme con lo scopo di andare a investigare e quindi esplorare il terroir del Chianti Classico. La nostra azienda infatti è situata a Gaione in Chianti e il progetto Wine Stillery è un progetto molto recente, nato quest'anno, ma che ha le radici nella nostra produzione di vino, perché siamo produttori di Chianti Classico. Sono nato in una famiglia di enologi, mio padre prima e mio fratello Niccolò, che si occupa appunto della produzione di vino. Quindi l'idea principale è prendere l'elemento più tradizionale che conosciamo, l'elemento vino, distillarlo dandogli una veste differente, una veste che non sia tradizionalmente locale. Ecco, quindi dal vino andiamo a distillarlo per ottenere due gin, un London Dry e un Old Tom, una vodka e, diciamo, la produzione ponte di oggi tra le due realtà produttive, il vermouth. Vino, Chianti, gli ingredienti fanno respirare proprio la toscanità oggi, perché Tuscany esalta ovviamente il concept, il concetto di toscanità. Qual è il vostro rapporto col territorio? Un rapporto molto forte. Come dicevo, il fatto di essere radicati nella zona in cui è nato il Chianti Lasso, la municipalità in cui ha avuto luce Caiole in Chianti, chiaramente entrare a contatto con quello che è il patrimonio produttivo della Toscana, l'elemento vino, ci lega in modo indissolubile a quelle che sono le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona. E l'idea proprio di Wine Stillery è stata quella, cercare di legare al prodotto distillato un tema che in genere si avvicina semplicemente, il concetto del terroir, che ci è molto caro nel mondo del vino, ma che non è stato ancora esplorato in modo così profondo nel mondo dei distillati. Ecco quindi l'idea di prendere l'elemento più tradizionale che esista, ma al contempo andare a esplorare le botaniche della tradizione toscana, per esempio nel gin, ma stessa cosa anche nel vermouth. Perché il vermouth, se vogliamo, è estremamente legato alle tradizioni toscane. Addirittura ci sono testi antichi che parlano di produzione di vermouth prima ancora della nascita del vermouth piemontese. Parlavamo poi di riconoscimenti nazionali e internazionali, davanti abbiamo tre prodotti non certo casuali. Devo dire sì, abbiamo avuto una freschissima notizia che ci ha reso molto felici, perché i nostri due gin alla competizione dell'IWSC, quindi competizione di Londra a livello internazionale sui distillati, ci hanno premiato il London Dry con una medaglia di bronzo e l'Old Tom con una medaglia d'argento, entrambi sulle categorie più tradizionalmente inglesi, quindi la categoria del London Dry e dell'Old Tom. E per noi è una grande soddisfazione, perché nel primo anno di vita di Wine Stillery riuscire a competere a livello internazionale con questi risultati è stato un grande. Complimenti, grazie mille. Grazie a voi.